Ok, ci siamo? Ci siamo, io ci sono. Benissimo. Aspettiamo che si colleghi qualcuno, vediamo. Sì, esatto, facciamo un po' di attesa. Farò un balletto casomai, no? Vediamo Qualcosa. Ecco, a chi si collega. dai, stanno arrivando i primi collegati. Ciao a tutti. Ok, è arrivato anche il nostro ospite. Ce l'ha fatta, sì. Eccolo qua. Ok, ciao Bene. Giovanni, sei live. Ciao Giovanni, sei arrivato giusto, giusto per il live. Andy, parti tu, facciamo. Sì, mi Ciao. metto. Ciao Giovanni, ci sei? Ciao. Ciao Giovanni. Sì. Benissimo. Beh, allora intanto grazie a tutti di partecipare insomma, a questa prima anteprima live di Evolvo, ok? Diciamo che oggi volevamo fare più che altro una chiacchierata, okay, con tutti quanti. Quindi, se avete delle domande o dei dubbi o qualcosa, okay, potete scriverlo sotto nei commenti oppure potete anche mandarci una mail tranquillamente. Adesso, magari Anthony ci scriverà nei commenti se riesce Anthony a scrivere magari le coordinate del nostro sito, i nostri contatti e tutto quanto. Sì. Innanzitutto, appunto, grazie a tutti quelli che ci stanno guardando in questo momento. Volevo subito chiedere anche a Giovanni, mi sei in ufficio, Giovanni? Sì, sono in ufficio. Ecco, ora, come, sì, ti sento benissimo. Come sta andando un po' la situazione? Perché io adesso sono a Verona, sono chiuso a Verona, ok? Quindi mi devi aggiornare anche un attimo. Com'è la Allora, situazione a Padova? intanto buongiorno a tutti, saluto anche i clienti che si stanno collegando, che vedo che ci stanno seguendo e tanti li conosciamo. Ecco, noi adesso in questo momento trasmettiamo in diretta, poi chiaramente sarà registrata questa versione, questa anteprima, diciamo che è un'anteprima, e andiamo a spiegare quello che succederà giovedì prossimo in maniera digitale. Noi abbiamo creato un format formativo esclusivo per i nostri clienti, dove potevamo chiaramente una volta al mese facevamo un incontro. Trasmettiamo in diretta, poi chiaramente sarà registrata questa versione. Cosa succede? Diciamo che è un'anteprima, andiamo a spiegare. Ho un ritorno, non so da dove. E, mi sentite? È tutto a posto? Scusate. Ok, stavo dicendo che abbiamo creato questo format dal nome Evolve e vogliamo coinvolgere maggiormente i nostri clienti a partecipare a delle sessioni di formazione gratuita e ogni mese diciamo impostiamo un argomento diverso. Abbiamo fatto diverse versioni sull'argomento LinkedIn con molte richieste, molte adesioni, tant'è vero che abbiamo dovuto replicare queste mezze giornate di formazione proprio perché comunque volevamo accontentare tutti. Ecco, quello che distingue la nostra agenzia rispetto ai competitor è che noi tendiamo a rendere protagonisti i nostri clienti. Per noi, formare i nostri clienti, tenerli aggiornati anche sulle nuove evoluzioni, sugli strumenti, ma anche sulle strategie che si possono adottare, per avere successo sul web e per la propria azienda, chiaramente, è un modo anche per farli avvicinare maggiormente ai nostri servizi che eroghiamo. Quindi, oggi abbiamo deciso di far partire, almeno per il periodo dove siamo costretti, tutti noi a stare in quarantena, abbiamo deciso di, creare il format non più fisicamente nella nostra sede, questo format di formazione, ma live, quindi, fruibile e accessibile a tutti. Quindi, diciamo, anche su richieste di tanti nostri clienti che comunque avevano questo ritmo formativo che noi mensilmente erogavamo, abbiamo deciso appunto di estenderlo anche online, quindi attraverso Facebook. Poi chiaramente questa sessione sarà
sostanzialmente registrata, per cui sarà sempre disponibile su Facebook. E oggi volevamo innanzitutto fare il punto, dire a tutti quanti che ci siamo. Chiaramente la nostra azienda, la nostra agenzia web opera, continua da continuità l'erogazione dei servizi di assistenza, di sviluppo dei siti web, perché comunque abbiamo degli impegni non solo con le aziende ma anche con enti pubblici, per cui dobbiamo garantire un certo tipo di servizio. Lavoriamo, diciamo, per la metà in smart working, quindi ci sono la maggior parte dei nostri colleghi che lavorano da casa. Abbiamo creato abbiamo fornito degli strumenti che poi sono anche strumenti che proponiamo ai nostri clienti, come il CRM, il cloud, i servizi in cloud, quindi email, calendari condivisi, videoconferenze, eccetera. E un'altra parte, l'altra metà dell'azienda, che lavora comunque, continua a lavorare in sede, chiaramente sempre in sicurezza, rispettando le regole, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che per noi, rispetto ai nostri clienti, che sono costretti ovviamente a chiudere su alcuni ambiti, su alcuni settori, per noi è molto più semplice lavorare, perché basta un PC e chiaramente gli strumenti cloud ce li facciamo noi. Però appunto, insomma, ecco, è un modo per dire ai nostri clienti: ci siamo, continuiamo a supportarvi su consulenze, su consigli, anche sulle strategie da adottare, soprattutto in questo momento in cui le aziende si stanno riorganizzando, ed è anche un momento dove c'è un riassestamento, insomma, dell'azienda, anche dal punto di vista comunicativo e di marketing. Anthony si occupa all'interno della nostra azienda, con me e con altri colleghi, sulla consulenza e nella progettazione di servizi per, diciamo, la visibilità online, per la realizzazione di siti web, progetti e-commerce, eccetera, eccetera. In questo specifico momento stiamo vedendo che c'è un interesse e che questo ci impegna, sia io che Anthony, giornalmente a seguire questi clienti. C'è un impegno nel poter rispondere a determinate domande, a determinate esigenze. Il cliente nostro in questo momento si sente sofferente, ha voglia di produrre, ha voglia di continuare, ma non riesce, diciamo, a andare avanti con l'attività. Ci sono, è un momento specifico, è un momento ideale per dire: ok, nel momento in cui noi ripartiamo, considerando che cambieranno le metodologie di approccio con i clienti, quindi anche la vendita stessa si trasformerà indubbiamente, quindi si andrà sempre di più sul poter avvicinarsi digitalmente ai propri clienti con magari piattaforme e-commerce che magari non sono quelle piattaforme che noi pensiamo, tipo Amazon, Zalando, eccetera, eccetera, ma pensiamo al mondo B2B, dove l'e-commerce può diventare semplicemente per il cliente di un'azienda la possibilità di verificare se determinati prodotti sono disponibili, oppure nella consultazione di particolari articoli nuovi, oppure nella configurazione di prodotti e poi nell'approcciarsi direttamente alla vendita in maniera diretta attraverso un self-service. E in più, oltre alla parte B2B, c'è tutto l'aspetto legato alla comunicazione. Immaginiamo adesso che qualsiasi... Ma Nicola, scusami, nel concreto, i nostri clienti, ci puoi portare qualche esempio in questo momento cosa stanno facendo? Perché magari io mi occupo, hai capito, anche della parte di gestione delle campagne, ok? Però magari non sono molto allineato su quello che è effettivamente magari l'operazione di marketing anche offline che stanno facendo i clienti in questo momento difficile. Questo magari anche per dare qualche spunto, okay, a chi ci sta seguendo. Sì, guarda, porto un esempio che stiamo seguendo in particolare sulla zona dell'Alto Vicentina con un cliente che, diciamo, si sta preparando a poter automatizzare in modo digitale tutto il processo di vendita.
Quindi Anthony diciamo sta facendo un'analisi legata per esempio alla possibilità di trasferire le informazioni che sono presenti sul gestionale, e questo chiaramente faccio un esempio, per esempio del catalogo prodotti, della disponibilità del prodotto stesso, e trasferire queste informazioni in un'interfaccia web dove i loro potenziali clienti o i loro attuali clienti possono interagire, magari acquistando anche quel prodotto che diversamente dovrebbe seguire un processo un po' più lungo. Certo. Il contatto con loro, diciamo la preparazione di un'offerta, l'attesa nella conferma d'ordine, eccetera, eccetera. E quindi, oltre a trasferire le informazioni dei prodotti, stiamo ragionando anche sul trasferire le informazioni delle condizioni generali di vendita per ogni cliente. Quindi, un cliente specifico, che magari adesso noi stiamo improntando questo progetto, lo andremo a sviluppare nell'arco del prossimo mese. Quando riapriranno, quindi quando ci sarà questa specifica esigenza, loro si troveranno pronti a dare uno strumento di vendita ai propri clienti, diciamo, quindi gli strumenti che consentono okay. di tu, Anthony, hai qualche. Ti occupi di chiaramente di un altro pacchetto clienti diverso da quello di Nicola. Quindi magari hai anche tu qualche esempio, magari da portare. Sì. Allora, diciamo che oltre all'esempio, per l'appunto, di questo e-commerce grosso B2B di cui parlava Nicola, ci sono molti clienti che mi stanno contattando in realtà per chiedermi quali sono le strategie per l'appunto da utilizzare per ripartire. Allora, diciamo che anche questa mattina abbiamo parlato con Nicola per cercare di trovare un pacchetto di prodotti che possano essere utili ai nostri clienti per ripartire dopo questa emergenza. Perché è vero che attualmente stiamo pensando tutti quanti ai risvolti negativi di questa vicenda, ma è anche vero che dobbiamo pensare anche a ripartire successivamente. Quindi per l'appunto stiamo pensando a dei pacchetti e-commerce già predisposti, già preimpostati, e per esempio per tutti quei clienti che hanno degli stock, faccio un esempio, magari un cliente che vende vestiti, ha lo stock di tutti quei vestiti che aveva comprato per vendere durante questo periodo, non li ha potuti vendere ed eventualmente può fare delle offerte speciali e quindi per l'appunto fornirgli questa piattaforma per fare una vendita rapida di questi stock di prodotti. Ma allo stesso tempo quelle che possono essere delle campagne online per andare a promuovere questo tipo di iniziative. Quindi stiamo per l'appunto predisponendo una sezione, adesso vedremo come farla, vi terremo informati su questo. Per quanto riguarda i clienti, per l'appunto le esigenze primarie sono quelle delle campagne social, quindi capire effettivamente nei mesi successivi come impostare un'eventuale campagna Facebook, un'eventuale campagna AdWords o per l'appunto un e-commerce B2B. Mi hanno già contattato in 3 o 4 clienti in queste 2 settimane e per l'appunto per cominciare ad analizzare questo tipo di proposte. È naturale che bisognerà fare delle considerazioni in merito a quello che potrà essere un risvolto di mercato e dovremo attendere insieme quello che sarà una data di riapertura, che sappiamo bene non sarà una riapertura totale, ma sarà una riapertura a step, e di conseguenza dobbiamo impostare bene il lavoro dandoci dei livelli di risultati, quindi un primo livello in cui magari si comunica quello che vorremmo fare, un secondo livello in cui comunichiamo quello che stiamo facendo e un altro livello per implementare le attività commerciali che vogliamo andare a sviluppare. E il lavoro c'è, e ci sono le possibilità, non abbattiamoci, sappiamo bene che il periodo è complicato per tutti, è complicato anche per noi in un certo senso, non è così semplice, però dobbiamo pensare al futuro, dobbiamo pensare a ripartire e verremo anche, cercheremo di andare incontro a quelle che sono le esigenze dei clienti e con dei pacchetti, come dicevo prima, insomma. La cosa che ho notato in questo periodo, anche qui a Verona, quindi non è che siamo tanto distanti, però insomma, è proprio la tendenza a una corsa all'utilizzo degli strumenti digitali. Ci sono attività qui, soprattutto nel campo della ristorazione, che prima non adottavano nessun tipo di strumento, ok? Addirittura alcuni non hanno nemmeno il sito web o la pagina Facebook, ecco. E facevano ancora ordini dal telefono, okay, carta e penna, che va benissimo, ok. Però adesso chiaramente
i giochi sono cambiati, ok? Quindi c'è questa, fa anche un po' sorridere perché c'è questa corsa anche un po' goffa, ok? All'utilizzo di WhatsApp, di Messenger, di Facebook. E quindi è interessante però vedere che ci sono, a mio avviso, delle realtà che comunque non si lasciano abbattere dalla situazione, ok? È importante, secondo me, in questo periodo pensarla sempre in positivo, ok? Poi, sì, non so... Voglio fare una precisazione, infatti mi collego a questa, diciamo, ansia che sta succedendo, insomma, si sta portando a tutti i vari clienti che io sento, comunque i contatti che ci contattano. C'è questa ansia di dire, ok, dobbiamo per forza di cosa adesso avere l'e-commerce e vendere online. Vorrei anche tranquillizzare un po' tutti, nel senso, ovvio che oggigiorno si capisce che il digitale è veramente importante sia a livello di comunicazione con i vostri attuali clienti, ma soprattutto anche per avere un processo di acquisizione di nuovi clienti. Però non dimentichiamoci che comunque il canale digitale non andrà mai a sostituire poi quello che poi sarà, ritornerà, si ripristinerà il mondo della retail, del negozio, eccetera, eccetera. Ma sarà semplicemente aggiungere un nuovo canale di vendita. Quindi un nuovo canale di vendita che consente sicuramente di avere un cuscinetto sul quale poi appoggiare determinate cali di vendita o comunque di integrare successivamente vendite nuove che diversamente a livello di retail, a livello di negozio, difficilmente in questo momento riesci a fare. Tra l'altro vedo, Nicola, che abbiamo una domanda da parte di Martina Oro, che salutiamo, che ci chiede, magari forse questa è un po' specifica, ok, dovremmo invitare magari anche, che ne so, Alvise, ok, del nostro staff per rispondere, quali sono le parole chiave da inserire negli articoli del sito per avere visibilità in questo periodo per prodotti finalizzati allo smart working. Tra l'altro ha centrato giusto l'argomento perché smart working sarà uno degli argomenti evolve, giusto, del mese di aprile. Allora, io voglio fare un passaggio, diciamo, più tecnico, no? Noi esattamente un anno fa abbiamo fatto un evento formativo rivolto solo ed esclusivamente ai nostri clienti sulla parte SEO. Saluto anche Omar che è arrivato in diretta, nostro cliente. Allora, diciamo che noi abbiamo, più che parlare di parole chiave, cioè non è come tanti anni fa dove c'era il trucchetto, no, di mettere le parole chiave in qualche posizione della pagina e poi chiaramente le probabilità di salire sulla SERP di Google, sui risultati di ricerca di Google. Noi dobbiamo, prima di tutto, per riuscire a individuare quale può essere il successo di visibilità del sito, individuare il target, cioè a quale tipologia di cliente il nostro prodotto è rivolto, e lavorare non più sulle parole chiave specifiche, ma sugli ambiti di ricerca. Per esempio, se vogliamo intercettare clienti potenziali, cioè clienti che hanno necessariamente bisogno di quel servizio, di quel prodotto, dobbiamo immaginare che quella persona magari non sta cercando, per esempio nel caso dello smart working, non sta cercando chiaramente un prodotto specifico per lo smart working, ma semplicemente si approccia a questo tipo di esigenza su un ambito di ricerca, magari cercando dei consigli utili su come migliorare l'organizzazione sia degli strumenti, ma eventualmente anche sulla metodologia di come lavorare, quali sono i ritmi lavorativi. Quindi abituiamoci a dare un servizio di informazione al nostro potenziale cliente e lui in questo modo potrà comunque avvicinarsi a noi, perché chiaramente ci renderà autorevoli nell'essere esperti su quel tipo di argomento, ma ha una forza anche di intercettare un bisogno, e quel bisogno poi può essere accompagnato attraverso una descrizione, attraverso un testo, attraverso una pagina web, nel dirigerlo verso un prodotto. Per esempio, chi ha necessità di organizzarsi con lo smart working probabilmente avrà necessità di avere uno strumento di videoconferenza. Quindi cerchiamo di fare un testo, un blog, dove parliamo quali sono magari gli strumenti
e quali sono i programmi che consentono di lavorare bene con le videoconferenze. Stiamo parlando di Teams, Hangout, adesso Hangout viene usato tra l'altro anche per le video lezioni scolastiche e quindi diciamo stanno entrando proprio nelle famiglie questo tipo di strumentazione. Oppure eventualmente se vogliamo vendere qualcosa legato allo smart working, possiamo lavorare sul concetto di sicurezza, sull'accessibilità dei file, quindi ci troveremo sempre di più su dei file non all'interno della nostra azienda, del nostro server aziendale, ma saranno indubbiamente presenti su qualche spazio in cloud. Quindi lavoriamo sugli ambiti di ricerca. Gli ambiti di ricerca devono fornirci quegli spunti per poter intercettare attraverso dei bisogni che un utente sta cercando online il prodotto specifico. Poi c'è un'altra domanda che vedo appena arrivata di Mariangela Perazzolo. Ciao Mariangela, che ci chiede come fate a determinare il target. Ok, questa è una domanda da un milione di dollari. Ok, allora il consiglio che posso dare io a Mariangela, ok, è quello di partire innanzitutto dalla propria realtà, quindi dalla propria attività e diciamo e individuare anche quelle che sono le domande che i clienti magari ti fanno di più in azienda, ok? Da queste domande noi riusciamo a scoprire qual è il problema, okay, qual è il vero problema magari dei nostri clienti e a risolverlo. Ecco, quindi magari il target lo puoi trovare, lo puoi determinare già all'interno magari del tuo pacchetto clienti o del tuo pacchetto servizio, ok? Chiaramente online poi, come magari sa meglio di me Nicola e Anthony, ci sono tanti strumenti che ci danno una mano a determinare questo target. Potresti cominciare, ti consiglio, dallo strumento gratuito di Google, che si chiama Google Trend, ok, in cui puoi vedere una panoramica, ok, degli argomenti e delle ricerche correlate a un determinato argomento basato su tutte le regioni d'Italia o di altri stati, insomma. Eccomi, grazie Alessio, ecco che ci dice bravi ragazzi. Aggiungo Alessio, saluto Alessio che diciamo è un mio amico che tra l'altro oggi compie gli anni, quindi gli facciamo gli auguri. Bella, auguri Alessio. Auguri. Allora, mi ricollego un attimo al concetto di target, Andy. Allora, il target è diciamo un elemento importante nel momento in cui vogliamo basare il nostro business. Per riconoscere qual è il target che fa il caso nostro, quindi al caso di un'azienda, cioè a chi devo parlare, dobbiamo lavorare sul concetto di posizionamento, che non è il posizionamento SEO, è il posizionamento che il nostro brand o comunque la nostra azienda deve avere nel mercato. Quali sono le caratteristiche che rendono meglio il mio servizio a una determinata tipologia di clienti? Cioè quali clienti riesco a soddisfare meglio? In quali io riesco a differenziarmi rispetto ai competitor? Per esempio, nel caso nostro, chiaramente, come Internet Image, avendo un background sia di SEO, posizionamento, di sviluppo di applicazioni web e ovviamente come esperienza, il nostro target di riferimento specifico è il B2B, cioè dove noi troviamo sicuramente spazio e dove sostanzialmente riusciamo praticamente sempre a vincere, ma perché non è che siamo fenomeni, per carità, ci sono sempre ci sono tante agenzie anche brave, vuol dire, ma noi magari in quell'ambito riusciamo a vincere meglio perché strutturalmente riusciamo a seguire quel tipo di cliente che ha necessità proprio di avere un progetto personalizzato, che ha la necessità di avere la gestione del dato, quindi il dato che nasce in maniera grezza magari dal gestionale e intendo magari le informazioni legate al prodotto che devono essere trasferite in un ambito più comunicativo che è il sito web e quindi lì lo trasformiamo e andiamo a connettere proprio queste informazioni dal gestionale al sito, dal gestionale e-commerce ed eventualmente poi ad altri database. Quindi lavoriamo sempre sul posizionamento. Cerchiamo di individuare dove
la nostra azienda si sente più forte, ma soprattutto si sente più al suo agio, quindi dove non c'è spazio per i competitor, dove siamo bravi. Ok, benissimo. Non ci sono più domande, vedo attualmente, quindi direi che possiamo passare al succo magari della diretta, ecco. Ci vuoi parlare, non so, Anthony o Nicola, del nuovo prodotto appunto Internet Image che si chiama Evolve, ok? Che sta avendo un discreto successo, direi, tra i nostri clienti per quanto riguarda appunto l'attività di formazione in aula. Vedremo adesso anche online come sarà. Però dici un attimo due parole. Ci proviamo. Sì, esatto. Prendo la parola io, Nicola. Sì, certo. No, allora, diciamo che è un anno e mezzo che abbiamo lavorato molto su quelli che sono gli eventi di Internet Image. Siamo partiti con il primo evento aperto a tutti, dove è stato un grande successo, e l'abbiamo chiamato DVP, che è stato il Digital Web Party, che è stato un bel momento anche di condivisione tra i nostri clienti, in cui varie realtà si sono conosciute tra di loro. E diciamo che il fatto di avere il minimo comune multiplo, che sono tutti i clienti Internet Image, ha aiutato anche a mettere in relazione alcune aziende, per cui uno è diventato cliente o è diventato fornitore dell'altro. E da quell'evento abbiamo capito che era necessario creare una cosa ciclica, cioè una cosa che rimanesse nel tempo. E di conseguenza, oltre a fare l'evento annuale per i nostri clienti, quindi riservato per l'appunto ai nostri clienti, abbiamo deciso di fare un evento mensile formativo, perché comunque sia anche quando noi andiamo a fare delle proposte commerciali, tante volte sappiamo bene, è inutile nasconderci, che pensano tutti che nel mondo del web si parla un po' di fuffa, la famosa fuffa, quella che viene sempre nominata. Quindi pensiamo che rendere consapevoli anche i clienti del prodotto che vanno a comprare sia importante. Tanti ci hanno detto che siamo un po' dei pazzi, nel senso che sarebbe sempre meglio tenere un po' nell'oblio della conoscenza di quelli che sono i prodotti del web. Ma in realtà noi sappiamo che nell'arco degli anni, io sono in Internet Image ormai da 5 anni e ho clienti da 5 anni, e questo è dato dal fatto che comunque siamo ciclici anche nel dare informazioni e siamo molto concreti e diretti. Di conseguenza, se io ti vendo per esempio un posizionamento organico, ti spiego in maniera dettagliata che cosa ti sto vendendo, ma non come lo dico io magari da commerciale, che tutti dicono tanto devi vendere, ma ti facciamo parlare anche con il tecnico, quindi per esempio con Alvise, il nostro collega che si occupa di SEO, oppure anche con i colleghi dell'assistenza. Di conseguenza abbiamo deciso che una volta al mese, cambiando quello che è l'argomento, andiamo a fare un evento formativo per i nostri clienti ed eventualmente magari anche i clienti con cui abbiamo delle trattative in atto, non tanto per fare la solita marchetta commerciale, ma per far capire meglio che cosa stiamo andando a proporre. Quindi non è una cosa banale, secondo me, dare questo tipo di servizio a dei clienti. Sono eventi gratuiti, che per i clienti logicamente sono inseriti in quelli che sono i contratti che andiamo a fare. Magari per coloro che andiamo a fare una nuova proposta, insomma, rendono un po' più concreta quello che è il prodotto che vanno a comprare. E ci hanno dato grossi risultati, anche delle grosse soddisfazioni, perché comunque sia molti clienti sono rimasti soddisfatti e hanno detto: non è il solito magari evento formativo realizzato solo per la vendita del prodotto, ma comunque mi porto a casa delle nozioni. Quindi questi che sono eventi formativi danno proprio delle nozioni e fanno andare a casa il cliente con delle informazioni tecniche su quelli che sono i prodotti del web, che sono una miriade, è una giungla in fine dei conti. E quindi vogliamo essere un punto di riferimento in merito a questo, e i nostri clienti sanno che riusciamo a dare risposte a 360 gradi a quello che è il mondo del web. Quindi è vero, dall'acquisizione clienti, ma fino ad arrivare alla gestione stessa del cliente, al mantenimento del cliente stesso. E in mezzo a questi step ci sono vari prodotti che permettono di eseguire questo tipo di lavoro, insomma. Adesso, sì, tra l'altro, questa era una panoramica, ok, di quello che è un po' il mondo Internet Image e il mondo digitale magari che stiamo vivendo adesso. Vogliamo già dare una data, Nicola? Allora sì, la data dell'estensione di quello che è l'appuntamento di oggi, ma in realtà poi sarà in una chiave molto più formativa, tipo concetto di webinar, chiaramente dove daremo spazio anche ai nostri clienti a fare domande, mentre ci sarà questo momento formativo,
Diciamo che dal calendario noi abbiamo definito, e riceverete anche dalle newsletter, il 9, di aprile, 9 di aprile alle ore 17, dalle 17 alle 18 circa. Quindi andremo a fare un momento, una sessione di un'ora di formazione. Daremo spazio molto ai nostri clienti, perché comunque al di là di aspetti marketing e quant'altro, comunque per noi è importante tenere formati i nostri clienti. Quindi i nostri clienti, come dicevamo prima, devono essere i protagonisti e devono necessariamente essere coinvolti su tutto quel processo di conoscenze che il mondo, diciamo, di internet richiede, che ogni azienda debba seguire a livello formativo. Quindi il 9 di aprile, 9 di aprile alle ore 17 avremo questo momento formativo Evolve, quindi il format formativo rivolto a chi vuole sostanzialmente approcciarsi al mondo digitale e quindi conseguentemente alla conoscenza di quelli che possono essere poi i nostri servizi, il nostro supporto per lo sviluppo del business online. E quindi 9 aprile vi aspettiamo tutti, e come argomento specifico abbiamo pensato di proporre come argomento LinkedIn per il business, perché soprattutto in questi momenti è importante avere una presenza proattiva sui social. Significa che utilizzando un canale di promozione come LinkedIn diamo la possibilità professionalmente a presentare al meglio l'azienda, ma presentare soprattutto al meglio anche i professionisti che lavorano all'interno dell'azienda. LinkedIn è uno strumento fondamentale oggigiorno, che a livello di reputazione di ogni singolo professionista ti può dare la possibilità di avvicinarti sicuramente a dei nuovi collaboratori. Per esempio, immagino nel momento in cui abbiamo necessità di integrare la nostra la rete di collaboratori, indubbiamente LinkedIn ti dà la possibilità di fare il primo passo per contattarlo. Ma soprattutto non dimentichiamoci che quando noi ci approcciamo a un nuovo cliente, questo nuovo cliente ha necessità di avere un riscontro di chi sei. Cioè, se io vado da un cliente e propongo un mio servizio, un mio prodotto, ovviamente quel cliente lì va a informarsi sul web e poi sceglie. Quindi se noi siamo in grado di curare bene la nostra comunicazione, sia personale, ma conseguentemente anche aziendale su LinkedIn, sicuramente ne potremmo avere beneficio a livello di reputazione. Quindi chiaramente si può utilizzare anche canali come Facebook, eccetera, però nella nostra visione di come deve essere impostata la comunicazione di un'azienda sui canali social, abbiamo identificato LinkedIn come uno strumento da consigliare a tutti i nostri clienti. I nostri clienti chiaramente possono avere degli spunti, insomma, cioè io dico sempre, possiamo dare le emozioni, le prendi, le porti a casa e le usi subito. È vero, perché quando noi diamo questo tipo di formazioni, in realtà diamo anche dei consigli pratici e anche delle regole di utilizzo. Basti pensare, Andy, quando tu sostanzialmente approcci anche un consiglio legato al tipo di contenuto da inserire nel sito. Ci deve essere una percentuale legata all'autoreferenza dell'azienda e una percentuale di comunicazioni legate a una comunicazione sul servizio per erogare degli approfondimenti. Cioè, certo, esatto. Non deve solamente dire noi siamo belli e bravi e ti forniamo e siamo in grado di darti questo prodotto, questo servizio, ma tu devi avvicinare il cliente magari con degli approfondimenti, con dei consigli, con dei focus specifici su perché scegliere un determinato prodotto rispetto a un altro. Quindi deve essere un servizio da fare, insomma. Ok. Avevamo anche, non so se l'abbiamo perso Giovanni, mi sa che l'abbiamo perso un'ora, quindi un attimo, che l'abbiamo sequestrato per un'ora, quindi ci abbiamo provato. Giovanni, allora, ha partecipato al nostro corso Evolve, giusto? In aula, sempre riguardante LinkedIn.
Vi facciamo, allora abbiamo deciso di coinvolgere Giovanni sostanzialmente perché al di là del fatto che l'abbiamo sottratto in un momento in cui stava facendo un contratto importante per cui ci sarà noi. No, fino alla morte, io spero insomma, che riesca a chiuderlo, però vedendo la finestra vuol dire che sicuramente starà col cliente. Però una cuore trattativa. Allora, Giovanni, che chiaramente ci starà seguendo, insomma, dietro la scrivania, allora, lui è responsabile, è titolare di un'agenzia di assicurazioni, di consegne del gruppo Generali. Lui, nel suo organico, ha circa una decina di venditori e ci ha chiesto, quasi in ginocchio, diciamo, di trovargli una soluzione su come poter cambiare, svoltare il suo metodo commerciale, cioè da un approccio a freddo, nel senso come gli agenti diciamo assicurativi, chiaramente come funziona, l'agente tipo cosa fa? Praticamente acquisisce diciamo, le conoscenze sul prodotto, cerca chiaramente di venderlo a tutti quelli che ha in rubrica o familiari o amici nel telefono, e poi successivamente, magari quando finisce la rubrica, si esaurisce quella capacità commerciale. Lui ha detto, è stato molto intelligente e rispetto ad altre agenzie di assicurazione, ci ha chiesto, Nicola, chiaramente a noi Internet Image, come posso risolvere il problema di acquisire nuovi clienti? E su questo gli abbiamo creato, confezionato un corso personalizzato su LinkedIn, in modo tale che ogni agente possa, chiaramente poi successivamente se lo sono configurato, possa configurarsi il proprio profilo e fare in modo di poter creare diciamo, questo primo approccio, questa chiamiamola lead generation che si può avere attraverso i canali social. Anche perché tra i loro prodotti, che è la DAS assicurazione, iniziavano ad aumentare la tipologia di cliente e avvicinarsi più alle aziende. Qual è il database più aggiornato oggi per capire chi è il responsabile titolare o responsabile amministrativo di un'azienda? Sicuramente LinkedIn. Quindi nel momento in cui noi conosciamo il nome di un'azienda, chiaramente LinkedIn ci dà la possibilità di poterci avvicinare e cercare di darci sostanzialmente quell'informazione che ci serve per conoscere chi dobbiamo contattare. Quindi abbiamo confezionato questa formazione su misura e poi loro hanno continuato a servirsi da noi per i servizi insomma, di mantenimento e di sviluppo insomma, su questo ambito. Certo, casomai vedo che non rientra, quindi casomai lo facciamo intervenire. Una volta. Sì, sì, sì. Lo sento un attimo così. Questo sì, è un piccolo appunto. Non abbiamo costruito la testimonianza, cioè possiamo dire che non è spontanea. Esatto, sì. No, un piccolo appunto sugli eventi Evolve, nella maggior parte dei casi quando parliamo di social, e è sempre Andrea, ho detto Andy dagli amici, che si occupa di esporre e vi posso assicurare che è veramente bravo, quindi approfittatene di questo momento di pausa e di calma per partecipare a questi due eventi che andiamo a fare. Adesso ne abbiamo dato una data, poi Nicola darà l'altra. Però, cioè, Andy, se vuoi dare qualcosa a te o dire qualcosa a te in merito ai tuoi eventi formativi... Ma intanto grazie, Anthony, della sviolinata, ti farò arrivare 50 euro sul tuo conto PayPal. No, allora, intanto questo di LinkedIn cos'è? È già la quarta edizione che facciamo, sì, esclusa quella online. Ha avuto un sacco di successo, abbiamo visto in aula appunto i corsi Evolve, li facciamo in sede internet, ma giocai a Conselve. Ho visto tanta partecipazione attiva, soprattutto per un social che magari, perché LinkedIn sì, è un social, per magari è poco usato, ecco, diciamo che non, o meglio, è usato però non nella maniera giusta. Diciamo che l'Italia rispetto a altri paesi all'estero
ho avuto appunto anche la fortuna di interfacciarmi con un mio collega di Dublino, dove là LinkedIn è usato praticamente da tutti quanti, ok, e nella maniera corretta. Quindi le aziende fanno a gara su LinkedIn per anche rubarsi, ok, i contatti o i dipendenti, ecco. Quindi è molto interessante, vedremo, visto che comunque il tempo non è molto, vedremo comunque la parte più strategica, ok, legata a LinkedIn. Quindi come inserire, diciamo, anche LinkedIn all'interno della nostra strategia di comunicazione aziendale. Ma tutto questo lo vedremo giovedì 9 aprile alle ore 17. Sì, ecco Giovanni. È arrivato Giovanni. Vediamo se attiva il microfono. Vediamo se si attiva il microfono, che così io ecco, secondo, mi hanno chiamato tutti oggi pomeriggio. Dai. Anche perché Giovanni, oltre a essere, diciamo, un nostro cliente, Giovanni, prima mi sono permesso di dare un lustro a quella che è la tua agenzia e anche le tue nuove metodologie di vendita e sul percorso che abbiamo confezionato insieme, sul percorso formativo. Giovanni, oltre a essere chiaramente nostro cliente, è un nostro anche attuale fornitore, perché chiaramente ci risolve un sacco di problemi, questo sicuramente nell'ambito assicurativo. Quindi il nostro fornitore principale. Tra l'altro, finché andato per rompere il ghiaccio, Giovanni, Giovanni ci ha anche supportato in questa fase, diciamo, di così, insomma, difficile, ecco, ci ha supportato e ci ha dato una copertura che, diciamo, io ho preferito estendere a tutti i nostri collaboratori, tutti i nostri dipendenti. È una copertura assicurativa che, diciamo, entra un po' anche sul welfare aziendale nostro, e quindi ci ha confezionato anche lui comunque un servizio ad hoc per la copertura assicurativa sul coronavirus per tutti i nostri dipendenti. Quindi lo ringrazio, perché comunque c'è sempre degli spunti molto interessanti. E oltre a questo, Giovanni, avevo parlato prima anche della tua capacità di trasformare quella che è la, diciamo, la metodologia commerciale del tradizionale agente assicurativo, che chiaramente fa un marketing più a freddo, fa un approccio più a freddo dei nuovi clienti, e stai trasformando con i tuoi venditori in un approccio molto più diretto, quindi basandoti molto sui social. Abbiamo insieme avuto l'esperienza di erogare insieme, insomma, il servizio di formazione su LinkedIn, che è il format che noi proponiamo la prossima settimana, e quindi volevo chiederti, Giovanni, se ti è servita la formazione che noi ti abbiamo fatto con tutti i tuoi agenti, perché appunto l'abbiamo fatta in modo personalizzato, e se hai avuto dei riscontri, insomma, su quello che noi ti abbiamo fatto poi come consulenza. Allora, certamente è servito capire un po' di più come funzionano i social, soprattutto in questo, in quella precisa riunione che è riservata a LinkedIn, il suo funzionamento, anche se ad oggi non l'abbiamo ancora sfruttato. Io nelle ultime due settimane mi sono messo più che altro a guardare come funziona Facebook, imparare la piattaforma di advertising, e mi sta dando delle soddisfazioni, perché vedo che i numeri della mia pagina aumentano, di persone che mi seguono, vedo che tu mi dai un grandissimo supporto quando ne ho bisogno, anche se negli orari più strani, sabato, domenica, sei sempre lì pronto a darmi una mano. E sto iniziando, secondo me, a fare dei post veramente carini, interessanti, non solo legati al prodotto, ma comunicativi, che diano la possibilità, insomma, anche ai miei clienti, ai miei seguaci, di divertirsi talvolta guardando la mia pagina, insomma. E mi piace molto, e ho avuto dei riscontri, perché poi magari lunedì qualche cliente mi ha detto che ha visto i post e sono riuscito a chiudere qualche contratto. Quindi LinkedIn non posso ancora dire niente, però per il resto veramente, veramente bello, veramente importante seguire anche questo aspetto del nostro lavoro, la comunicazione. Bravi e grazie anche del supporto.
Ecco, quindi insomma, diciamo che poi comunque con Giovanni c'è anche un rapporto, perché è vero che diciamo gli diamo supporto giorno e notte, ma è anche vero che noi, che noi abbiamo dei problemi, diciamo, nell'ambito di qualche sinistro, chiaramente lui in vacanza, no, è sempre pronto a supportarci e darci soluzioni anche nella copertura assicurativa. Insomma, infatti con la sua agenzia sostanzialmente abbiamo, è il nostro fornitore, come dicevo prima, ufficiale. Allora, io Giovanni, io ti ringrazio intanto di aver partecipato, diciamo, a questa diretta un po' così... Grazie a voi dell'imboscata. Non era preparato niente, quindi... No. Okay. Quindi quello che posso dire è che veramente Giovanni, oltre ad essere un amico, un cliente eccezionale, eccetera, eccetera, è un ottimo consulente. Questo, se qualcuno ha bisogno, sicuramente... La produzione è domani. Grazie, veramente. Quindi, diciamo... Fa piacere sentirselo dire da un cliente. E guarda, per quanto riguarda l'azienda, chiaramente tu sai, hai in mano la nostra azienda, per cui... Bene. Ci fidiamo di te, come tu chiaramente ti fidi dei nostri servizi. Io ti ringrazio Giovanni di aver partecipato e mi scuso insomma se ti ho un po' trattenuto. Non avevo capito di essere in diretta. Vabbè, insomma, ecco, mi sono fatto poi cacchi miei. Ecco, sì, va bene, non importa. È bello anche continuare sul mondo lavorativo dei nostri clienti. Grazie. Ciao Giovanni, grazie. Ciao Giovanni, grazie. Ciao Giovanni. Ciao. Ecco, quindi diciamo. Okay. E comunque fate attenzione cari clienti, perché potremo entrare nei vostri uffici anche nelle prossime formazioni, quindi, e questo da pensare, insomma, che chiaramente tutte le testimonianze sono prese in maniera spontanea, diciamo così. Ecco. Bene, cosa dici? Diciamo che ci diamo appuntamento. Ci diamo appuntamento sicuramente giovedì 9 aprile, ok, alle ore 17 sempre sulla pagina Facebook. E se avete anche magari qualche argomento, okay, da proporre, che vi piacerebbe magari approfondire in questo mese che dovremmo per forza, ecco, rimanere distanti dal lavoro, scrivetecelo sotto i commenti, ok? Fateci sapere cosa vi piacerebbe approfondire riguardo i temi digitali, ecco. E noi vedremo insomma se saremo anche in grado di spiegarveli. Ecco, ci proviamo, ci mettiamo troppo una volta. Perché possiamo fare qualche proposta, magari vedo che Silvia, una nostra carissima amica e cliente, scrive: sarebbe bello, magari dici anche tu quale argomento. Sarebbe bello, possiamo fare anche dei concerti, possiamo fare online, quindi no. Copriamo tutti i servizi, ecco. Assolutamente. Allora, diciamo, quello che noi possiamo renderci utili ai nostri clienti, sicuramente oltre ai consigli, ma la parte formativa, l'argomento che noi abbiamo pronto e preparato è su LinkedIn. LinkedIn, come dicevamo prima, sul taglio B2B, quindi sul mondo B2B. Poi comunque in serbo abbiamo altri temi molto molto importanti che possono rinforzare la metodologia dello smart working, cioè lavorare a distanza, ma comunque per noi lavorare a distanza non è solo lavorare a casa, ma in qualsiasi ambiente, utilizzando gli strumenti che noi mettiamo a disposizione, e tipo il mondo CRM, che io e Anthony amiamo in modo folle, perché chiaramente non dimentichiamoci che CRM non è un software, ma è un metodo di lavoro. E su questo noi chiaramente possiamo andare... È una religione il CRM. Per me, Anthony, sicuramente nell'ambito commerciale è una religione che rispettiamo e facciamo rispettare. E quindi l'ambito del CRM sicuramente può prevedere un approfondimento, e vi dico che se ogni azienda riuscisse ad approcciarsi adesso nella digitalizzazione anche della gestione del dato del cliente, può riuscire a lavorare meglio, quindi ottimizzando le fasi di lavoro e magari anche vendendo di più, perché ottimizzando quelle che sono le attività, quindi riuscendo ad avere il CRM che ti seleziona le attività più importanti da fare durante la giornata e comunque le trattative in corso, riesci a ottimizzare sicuramente meglio anche i risultati. Sono due nostri clienti, Antonio Albertini e Omar Cararetto, che parlano bene del nostro CRM. Antonio è un fratello, quindi diciamo... e Omar, insomma, è un amico. Sono loro da pubblicità. Ecco. Sì, diciamo, questo è il rapporto che noi abbiamo con i clienti, per cui, diciamo, siamo tutti in una bella famiglia.
sia il collaboratore che il cliente, per cui il nostro, come dicevamo prima, il cliente deve essere protagonista e questo è, la nostra, è il nostro posizionamento nel mercato, come dicevamo prima. Però un altro argomento che adesso è molto richiesto dai nostri clienti, più che servizio che come argomento, perché chiaramente lo dovremo, dovremo proporre, è appunto anche il mondo dell'email marketing. Adesso sempre di più è importante a riuscire a comunicare meglio con clienti che hanno manifestato un'interazione precedente. Immaginiamo, per esempio, a locali, bar, pasticcerie, negozi, che ovviamente se sono riusciti a patrimonializzare i nominativi, ovviamente raccogliendone in modo lecito, chiaramente il dato personale con GDPR, che magari spiegheremo anche, adesso hanno a disposizione una bella lista di contatti sui quali sviluppare un'azione di comunicazione. Ci ha chiamato un nuovo cliente proprio oggi, diciamo una catena di negozi di ottica, di occhiali, che ha più sedi, ha circa 6.000 nominativi raccolti durante l'anno e riescono ad approcciarsi diciamo, anche alla vendita in questo momento con uno strumento che ci hanno richiesto, che è quello dell'email marketing, della newsletter, perché riuscendo a creare degli scenari dove noi, anche se siamo chiusi, quindi nel loro caso sono chiusi, riescono a vendere comunque, per esempio abbiamo immaginato, abbiamo analizzato uno scenario che era quello del semplice acquisto delle lenti a contatto. Ovviamente chi usa le lenti a contatto sa che ci sono degli acquisti regolari da fare, perché chiaramente una lente dura un giorno, per cui dopo 30 giorni chiaramente finisce la scatola. Con una consulenza che gli stiamo facendo andiamo a risolvergli e andiamo a dargli un risultato concreto, immediato, nel poter sviluppare di quei 6.000 nominativi, selezionando solo quelli che regolarmente acquistano o hanno acquistato precedentemente lenti a contatto, l'invio di una comunicazione e il fatto stesso di informare semplicemente che loro sono presenti, sono aperti sul servizio di vendita anche a distanza delle lenti, questo gli andrà sicuramente a beneficiare del livello di fatturato e di recuperare con una semplice comunicazione, che ci pensiamo è veramente banale, ma se uno strumento è configurato bene, magari quel strumento fa il lavoro nostro. Quindi anche l'email marketing può essere un argomento interessante. Certamente, tra l'altro Mariangela ci chiede se possiamo trattare anche l'argomento Google Ads, perché no? Direi assolutamente, ma possiamo trattarlo, ecco. Mariangela, ti ringrazio molto della richiesta, sicuramente lo metteremo in coda tra gli argomenti, anche perché vorremmo proprio fare dei casi, cioè più che una formazione teorica, vorremmo proprio dare un approccio anche pratico. Quindi grazie che ci hai dato questo consiglio, sicuramente lo inseriremo tra i nostri format. Preparati. Che c'è anche sempre quello. Pronto, sono prontissimo. Ecco, però non abbiamo presentato Andy, che Andrea, di che cosa si occupa all'interno della nostra azienda. Allora, Andrea, diciamo, è un nostro collaboratore che si occupa di gestione delle campagne online, principalmente Google Ads e Facebook ADV. Ed è il nostro, posso definirti guru del... No, mi piace assolutamente. Aspetta che non ti sentiamo più. Non ti sentiamo più. Non ti sentiamo più, Andy. Andy, sei andato via. Non ti sentiamo. Aveva le cuffie scariche. Ammetti che avevi le cuffie scariche. Allora, finché che Andy risolve il problema del microfono, allora volevo rispondere a Eli. Sì, eventualmente se vuoi anticipare qual è anche magari un messaggio privato, qual è il sito che tu vuoi, su quale vuoi avere una problema, sul miglioramento, eccetera. Magari ci mandi un messaggio privato, ci dici qual è il tuo indirizzo del sito ed eventualmente magari ti possiamo anche fare una formazione un po' più diretta, nel senso così magari ci possiamo sentire per e quindi possiamo supportare, poi se avrai bisogno di approfondire magari con qualche altro servizio, bene, altrimenti insomma volentieri possiamo darti anche degli spunti. Comunque metteremo anche il SEO come argomento che tu proponi,
magari ti invito anche ad andare nel nostro sito e vedere il Web Digital Party che abbiamo registrato lo scorso anno, dove abbiamo parlato di SEO. Abbiamo fatto un paio di ore di formazione su SEO, dove abbiamo raccolto un caso pratico di un nostro cliente, i risultati che ha ottenuto, un cliente nostro di Torino, e poi abbiamo fatto proprio una formazione con un nostro collaboratore, Francesco Margherita, uno dei massimi esperti SEO in Italia, e ti consiglio di andare a vedere intanto quel video lì. Poi comunque non preoccuparti, mandaci anche un messaggio in privato e noi ti possiamo dare almeno dei primi consigli, insomma. Ok, mi sentite? Non mi sentite? Ho preso un po' la palla perché finché stavi dicendo. Ah, magnifico, sì. Purtroppo queste diavolerie tecnologiche. no, appunto, chiudiamo questa diretta dandovi appuntamento a giovedì prossimo, ok, per LinkedIn for Business. E niente, ringrazio Nicola, ringrazio Anthony per aver risposto alle domande. Insomma, avevamo preparato una scaletta, ma dopo in realtà non abbiamo seguito nulla come immaginavo, ecco, quindi no, ma non c'è nessun problema. Salutiamo anche tutti, saluto io personalmente perché non li vedo da tanto, i colleghi in ufficio e anche quelli che sono in smart working, e niente, possiamo vedere tranquillamente online giovedì. Ecco, allora, quello che voglio passare come messaggio a tutti i nostri clienti, noi ci siamo, se avete necessità di qualsiasi supporto, non fatevi problemi, saremo sicuramente ben lieti di potervi aiutare, proprio anche attraverso queste piccole sessioni, insomma, di formazione, che vi consentiranno sicuramente di avere degli ottimi consigli. Grazie comunque a tutti. Grazie a tutti, ci vediamo giovedì. Grazie a tutti. Se avete dubbi, domande o quant'altro, potete scrivere a info@internetimage.it o lasciare comunque un commento anche sotto questo video, che noi li guardiamo tutti, ma soprattutto se li guarderà tutti Anthony e risponderà a uno a uno, ok? Sarà fatto. Bene. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.